qui partono. E anche in questo brano, come in altri brani dei primi dischi, abbiamo dovuto fare qualche aggiustamento, adattamento, diciamo, nell'arrangiamento, perché non disponevamo di tutti i colori che aveva il clandestino. Banalmente, non avendo un tastierista, certe cose, per esempio qui nella versione dell'album c'è un pianoforte che noi non avevamo, e quindi abbiamo trasferito alcune parti di tastiere alle chitarre. Urlando contro il cielo è una canzone che era già pronta per il mio primo album, ho poi deciso di non metterla nel mio primo album e i motivi non mi sono neanche chiari del tutto, nemmeno me, ed ha avuto la capacità di imporsi da sola. Non era un singolo di Lambrusco, Cottelli, Rose e Popcorn, di cui faceva parte, cioè il mio secondo album. Sono riuscito a farla, ad avere un video a chiusura della lavorazione promozionale, diciamo così, di quell'album, così come contentino, visto che le cose erano andate bene, perché dal vivo aveva sempre, insomma, un feedback eccezionale, una reazione enorme. Ha un potere tutto suo di liberare, insomma, qualcosa in chi ha voglia di lasciarsi liberare, ma di farlo anche in me, che la sto facendo da quasi 30 anni sui palchi e mi manca quando non la faccio.